Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Nello scorso siamo arrivati al ritorno al cimitero, abbiamo sconfitto i lupi che proteggevano l'uscita e adesso abbiamo un bivio, quindi invece di andare dagli spaventapasseri facciamo prima la terra incantata, che è uno dei livelli secondo me più difficili, però adesso ne seguiremo proprio il livello vero e proprio. Effettivamente c'è un'altra cosa secondaria da fare qui e direi che iniziamo con quella, anche perché se non sbaglio non si può finire subito la terra incantata, però magari mi sbaglio io e dopo al limite proviamo a rifarlo e vediamo. Però c'è una cosa che sono sicuro che va fatta prima, così abbiamo un calice in più, ci prendiamo un'arma in mai male. Terrificante. Allora, mettiamoci il martello, i rospi, ma nel dubbio schiacciamoli. Ok, a proposito, non vi ho fatto vedere il tomo nello scorso video, quindi ecco qua, vediamo chi c'è di nuovo. Qua nessuno di nemici, vi faccio leggere i lupi del cimitero, i rospi drago, come sempre mettete in pausa per leggere ovviamente, e non c'è altro. Però stavolta abbiamo il boss dei guardiani, eccoli qua. Perfetto, magari poi alla fine farò un episodio in cui faccio leggere tutto alla narratrice, però non voglio farvi perdere troppo tempo adesso. Qua vediamo di qui. Ecco qua, da qui però è chiuso. Di qui. Lì c'è un libro, questi maledetti. Ehi, maledizio. Un tempo c'era una congrega di streghe nelle Guardate la testa di Dan. Da allora la foresta ha perso definitivamente il suo profumo. Ok. Adesso apri l'inventario e questa è la cosa che appunto volevo fare. Vediamo come hanno fatto. Bellissima. Bella. Oh, voi, Sir Fortescue. Perdonatemi, signore, non ho mai incontrato in vita mia un vero eroe. E giustamente ci prende in giro anche lei, tanto per cambiare. Scusa, è solo uno scherzo. Dire il vero, sono felice di vederti, Fortescue. Ho bisogno di 7 pezzi di ambra. Sono nascosti nel formicaio. Portameli e ti ricompenserò. Non rinnoverò l'offerta. Vuoi tentare? Certamente. Scusa, non ti ho forse detto che dovevo ridurti alle dimensioni di un insetto? Svelto ora. Non l'ha presa proprio bene, eh? Allora, adesso qua vediamo cosa è cambiato rispetto al gioco originale. Scendiamo. Un libro. Ah. Sì, si può rompere. Grazie per avermi liberato, Sir Fortescue. Il mio popolo desidera solamente essere felice e vivere in armonia. È inguardabile. La malvagia regina delle formiche ha catturato molti di noi. Salva il mio popolo, Sir Fortescue, e ti ricompenserò con gratitudine. Allora, è una cosa inguardabile davvero. Ecco, questi praticamente andavano salvati nel primo gioco e praticamente ci sono dei muri dove si sente urlare aiuto e appunto l'idea. Queste lucciole sono mie amiche, ti illumineranno il cammino a
attraverso le tenebre. Resti brutto in un modo allucinante. Comunque dicevo, queste urlano e voi le liberate abbastanza facilmente. Questo portale magico è stato creato dai folletti, a quanto pare con l'intento di impedire a qualcosa di uscire dalle gallerie sottostanti. Purtroppo so anche che cosa, quindi nel dubbio io mi preparo già caricato, perché non vorrei che poi mi attacchino in migliaia. Eccone qua una. Qua c'è già un bivio. Partiamo sempre da sinistra nei bivi. Già un pezzo di ambra. Altro bivio, fantastico. E andiamo ancora a sinistra. Altre formiche. E già altra ambra. Qui curiamoci. Perfetto, allora. Su qua possiamo o scendere da qui, però non vorrei andare a perdermi. Vabbè, seguiamo la strada. Qui? No, non è qua. Qui si torna sicuramente indietro. Lì sotto altre larve e altra ambra. Cioè, ti danno ambra come se non ci fosse un domani. Continuiamo a sinistra, visto che abbiamo sempre fatto così. Ecco, qua dovremmo sentire urlare. No? No, non dicono niente qua, peccato. Ricordavo proprio che urlavano aiuto e poi nel liberarla ci ridicevano la tiritera di queste lucciole sono mie amiche. Vabbè, forse mi ricordo male io, eh. Può essere, sono passati diversi anni. Lì spacchiamo un muro di vetro. Cosa c'è qua? Altra ambra come se non ci fosse un domani. Me la ricordavo molto più difficile da trovare anche l'ambra, eh. Prima di rompere il vetro là, voglio rifare le altre due strade, perché altrimenti se mi perdo qua dentro è un disastro. È vero che abbiamo anche il dash, mi ricordavo. Allora, risaliamo. Qua non ci siamo mai stati, per esempio. Ah, siamo dietro al passaggio di prima? Ah sì, va bene. Due salvati, quattro rimasti. Qui c'è un'altra lucciola. Tre. Di qui c'è un'altra strada, no? Si sta rivelando molto più semplice del previsto, eh. Come vi dicevo già, o è il gioco che è molto più semplice in questa versione, oppure a giocarlo a età diverse cambia parecchio. Ma tra l'altro qua siamo già alla fine. Mi puzza sta cosa. Sì, abbiamo già tutta l'ambra, ma non voglio passare.
Voglio anche tutte le lucciole. Ti avevo vista e lì sopra, cioè non pensare di cavartela così. C'è un bivio. Che fo? Saliamo o giriamo? Saliamo? Scusiamo a salire che almeno proviamo a tornare al punto iniziale. Mi sa che quasi ci siamo, che quella fonte lì me la ricordo. Qui è dove abbiamo preso sempre la sinistra. Esatto, è qua dove abbiamo iniziato. Quindi proviamo ad andare giù a destra. Esatto, uno lì. Questa parte non me la ricordavo, Ah, vabbè, ci sono solo delle formiche in più. Niente di che. Proviamo a proseguire di qui. Qui c'è altra ambra. Te ne danno a tonnellate, rispetto al gioco originale. Qui ci ricaricano la vita, addirittura. Mi sta piacendo, come è stato fatto il formicaio. Rispecchia parecchio quello del gioco originale. E la cosa non può che farmi piacere. Certo, se capissi dove devo andare non sarebbe un male. Direi di qui a questo punto, visto che c'è l'ambra. No, lì torniamo giù, quindi c'è un'altra via prima. Eccolo lì. Sei salvati, zero rimasti, perfetto. Andiamo al boss. Ecco, e come vi dicevo, servono per il calice, appunto. Adesso sto facendo la strada giusta? Sì, credo. Sto andando verso sempre il basso. Ok, sì. Curiamoci bene perché ho lo scudo messo molto male. E qui mi serve come altra arma la balestra. Ok, perfetto. Audace da superare questo punto, allora entrerai nella stanza della temuta regina delle formiche. Ok, siamo audaci, direi proprio di sì. Andiamo qui al massimo, perfetto, qui non c'è tanto da fare, andiamo e basta. Sono curioso di vedere questa boss fight come è stata fatta. Me la ricordo difficilissima anche questa, però vabbè, mi ricordavo difficili anche i lupi e anche il demone di vetro. Bellissima. L'hanno realizzata splendidamente e vabbè, qua ti fanno proprio vedere palesemente dove va colpita.
La Madonna, quanto sta su. O si è buggata o si fa colpire davvero tanto, eh. Dai, alzati. Cioè, gli abbiamo già praticamente dimezzato la vita. Ne sto abbastanza fregando dei colpi che subisco, perché tanto abbiamo ancora tutte le fiale della vita, ancora tre praticamente piene. E forse è già giù, e forse è già giù, e è già giù. Ridicola boss fight. Mamma mia. Hai aiutato a liberare il popolo dei folletti dalle grinfie delle formiche ripugnanti. Come ricompensa ti concedo il passaggio al salone degli eroi. Io non ci sono mai stato, ma ho sentito dire che il bar è gratis. Che doppiaggio, cioè è spettacolare, per fortuna che hanno tenuto lo stesso. Comunque la boss fight davvero me la ricordavo difficilissima, invece è stata più che ridicola. Cioè alla fin fine è bastato continuare a colpirla rapidamente e non era poi così difficile. Diamo il bestiario al volo. Piante velenose, formiche e regina delle formiche. Come al solito mettete in pausa se volete leggerli e andiamo al salone degli eroi. Non so quanto è durato questo episodio. Ok, scusate. Dio benedica, se quello non è Daniel, signore delle formiche, non ti muovere e romperò l'incantesimo. Non ricordo cosa ci dà di preciso il regalo. Forse una bottiglia della vita. Signor cavaliere, forse sono una vecchiaccia piena di verruche che puzza di cavolo, ma mantengo sempre le mie promesse. Ecco la tua ricompensa. Non ho visto di preciso cosa ci ha dato, adesso controlliamo. Ah, la coscia di pollo, è vero, praticamente questa si può lanciare addosso agli zombie e si trasformano appunto in dei polli, se non ricordo male. Lì non parla più ormai. Ah, però fammi ricaricare al volo qua la balestra, non si sa mai. Qui sotto adesso con chi parliamo? Oh, la spada. Fortescue, sdentatello a tiro frecce. Che ci fai qui? Che cosa? Chiamami signor Wooden il Potente. Quanto compatisco la gente di Gavolmire. Il loro destino è di nuovo nelle mani di uno stupido come te. È gentilissimo, eh? Giusto sfogarsi su di loro. Prendi la mia spada e non provare a conficcartene in un piede. Ho sempre avuto dubbi su di te, Fortescue. Semplicemente non hai la stoffa dell'eroe. Bravo, gli faremo vedere. Oh, la spada incantata. Guarda che bella. Ah, però si esaurisce, è vero. Quindi questa qui bisogna utilizzarla solo nel momento in cui proprio è indispensabile. Quindi vogliamo lasciare il salone degli eroi? Sì. E quindi niente. Direi che abbiamo finito un altro livello abbastanza rapidamente. Io adesso andrò a fullarmi la vita in modo poi da affrontare il campo degli spaventapasseri. Quindi per questo video è tutto. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Alla prossima e ciao a tutti.